logotipo del Tuscania Valley sono stati progettati a quattro mani insieme a Giulio Belletti, ex olimpionico medaglia d'oro della pallavolo italiana nelle Olimpiadi russe, a cui mi lega non solo un'amicizia storica, ma anche la passione per la pallavolo e condividiamo lo stesso mestiere. Le ragioni che hanno dato avvio ai disegni, ai segni del logotipo partono dal voler creare una relazione molto stretta con il territorio. La pallavolo a Tuscania non è soltanto uno sport, ma è anche e soprattutto uno sport sociale molto sentito e a tutti i livelli, dai bambini piccoli fino ai veterani. Quindi ci sembrava importante far sì che anche attraverso un segno, il segno della squadra, potesse emergere questo fortissimo legame che c'è tra Tuscania, gli abitanti di Tuscania e questo sport. Tuscania ci ha reso il compito molto semplice, perché le architetture emergenti all'interno di questo contesto sono architetture molto forti. In particolare ci siamo soffermati sulle torri di avvistamento. Queste hanno un significato metaforico molto, molto forte, perché la torre di avvistamento è una struttura di controllo e protezione. A San Pietro ce ne sono due che hanno delle altezze spassate, e affiancando la fotografia delle torri di San Pietro con alcune fotografie degli atleti quando fanno muro vicino alla rete, l'assonanza tra le due immagini è risultata immediatamente evidente e molto forte. Quindi il lavoro alla fine è stato veramente banale, perché non abbiamo fatto altro che prendere le due torri di San Pietro, di prendere i disegni delle mani degli atleti sulla rete e associare questi due elementi, il pallone e le torri di San Pietro con le mani degli atleti sono diventati il muro che Tuscania Valley ha all'interno del proprio logotipo. E diventa interessante perché lo possono utilizzare sia come marchio, quindi prendendo solo questo elemento, sia invece come logotipo per esteso. Partendo poi dal marchio all'interno del logotipo del Tuscania Valley, quindi ragionando su questo elemento principale, quindi il cerchio con i due segni che entrano all'interno del cerchio, abbiamo poi provato a progettare una vera architettura di brand, unendo quello che è il terzo elemento di forza del Tuscania Valley, che è la tifoseria. Quindi, partendo da questo segno e partendo anche qui da una serie di fotografie dei tifosi stessi, i due elementi, le due torri che entrano all'interno del cerchio diventano gli occhi arrabbiati, come dire, aggressivi, determinati, forti, del tifoso tipo, e la bandana finale, come dire, restituisce un carattere che è un carattere che all'interno della tifoseria del Tuscania Valley spesso emerge, un po' come dire il lato Lazzaro della tifoseria, ma anche quello più caldo, quello più appassionato, quello che poi fa famiglia con i giocatori stessi. Tuscania, oltre